saluto a tutti dal Criticone. Questo che vi mostro oggi è il mio nuovo orologio, un Tic Watch, che mi è stato regalato per il compleanno pochi giorni fa. Andiamo ad aprire la confezione e vediamo com'è dentro. Eccolo qua. Come vedete ha ancora la pellicolina da staccare. Vediamo com'è attaccato. Ecco qua. Andiamo a toglierlo dall'imballo. Come vedete, qua sotto c'è l'attacco proprietario per collegare la basetta, che sicuramente immagino sarà all'interno della confezione. Qui abbiamo il cinturino, che è sostituibile tramite questo aggancio qui, in modo da poterne comprare degli altri e collegarli. Allora, all'interno di questo dispositivo è installato un sistema operativo Android Wear 2.0, quindi è uno standard attraverso il quale sarà possibile andare a selezionare delle app scaricate dal Google Play Store, che è presente all'interno del sistema, e interfacciarci al 100% sia con il nostro telefono che anche ad andare a eseguire determinate applicazioni standalone all'interno del dispositivo. Andiamo a vedere che cosa c'è all'interno della confezione. Allora, questo qui dovrebbe essere il cavo per caricare la batteria. Infatti, come vedete, ha questa basetta che dovrebbe essere, peraltro, da quello che ho letto, magnetica. Andiamo a vedere. Vedete? Si aggancia bene e collegandolo al nostro USB, magari del computer o di un power bank, andremo a ricaricare la batteria. Poi che cosa abbiamo? Qui non c'è nulla, è solamente estetica. Abbiamo la solita bustina per non far rovinare. E qui abbiamo il nostro libretto di istruzioni. Eccolo qua. Che, se non erro, dovrebbe essere anche tradotto. Vediamo un po' in inglese. Sì, dovrebbe essere tradotto in altre lingue. Vediamo se c'è anche l'italiano. No, temo di no. Vabbè, comunque in inglese va più che bene, e poi con calma lo andrò a leggere. Come caratteristiche del dispositivo troviamo Android Wear, come dicevo prima, 2.0 per sistema operativo, un processore a 1,2 GHz dual core MediaTek 2601, abbiamo 512 MB di RAM, e di memoria interna troviamo 4 GB tondi per immagazzinare le nostre app, il sistema operativo, eccetera, e una batteria da 300 mAh che può essere ricaricata veramente rapidamente se utilizzate un caricabatteria veloce, insomma. E per quanto riguarda il GPS GLONASS Beidou, si tratta di una GPS, quindi vuol dire che è uno di quelli veramente precisi, che hanno un supporto, diciamo, migliore rispetto al GPS classico. E inoltre ha un WiFi 802.11, quindi il classico WiFi, diciamo, delle reti da 2,4 GHz, e in più Bluetooth 4.1. È possibile, come tutti i sistemi Android Wear, selezionare la lingua, tra cui anche l'italiano, e il peso dell'orologio è di circa 41,5 grammi. Il display è un display OLED da 1,4 pollici con risoluzione HD 400x400 e ha una risoluzione di 287 ppi con una superficie specchio di vetro. Come vedete qua è veramente molto resistente, perché comunque dovrebbe essere un Gorilla Glass. E, per quanto riguarda il resto delle funzioni, le andiamo a vedere in questo momento, andiamo a provare ad accenderlo. Ecco qua la prima accensione. Andiamo a togliere la pellicola. Non so, ragazzi, quanto ci sia dentro di batteria, però speriamo quello che basta per avviarlo.
Ecco qui lo splash screen, ci siamo. Allora, tap to begin, quindi andiamo a cliccare qui e scegliamo la nostra lingua, italiano. Ci viene subito detto di scaricare Android Wear sul telefono perché dobbiamo immediatamente collegarlo. Allora, ho appena terminato di installare l'orologio sul telefono, ho perso un po' di tempo perché avevo provato ad associarlo direttamente dal Bluetooth, ma è stato un errore perché poi l'applicazione Wear OS non riesce a rilevare l'orologio, diciamo perché è già collegato. Quindi il mio consiglio è fate come vi viene detto dall'orologio, cioè seguite Android Wear, fate la ricerca col Bluetooth attivo ma senza accoppiarlo e poi vi verrà chiesto il momento giusto di accoppiarlo. Ok, torniamo a noi, quindi abbiamo l'orologio appena collegato e io adesso andrò a fare slide come mi è stato detto. Qui abbiamo dei tutorial che ci daranno delle nozioni, diciamo, su come funziona, che mi pare che di capire sono obbligatori. Scorri verso uscire, vabbè, qua ci danno alcune cose, ci dicono come funziona. Allora, se andiamo a premere il tasto laterale, abbiamo l'agenda, abbiamo tutte quante, diciamo, le impostazioni che ci consentiranno di interfacciarci col telefono, quindi allora, andiamo subito a provare le heart rate perché sono curioso, visto che diciamo che gran parte di questi orologi, per il fatto che devono essere messi ben stretti, non sono molto precisi con questo. Andiamo a vedere subito heart rate. Ecco qua. Allora, adesso io in questo test dovrei essere più o meno fermo, ma diciamo sto parlando, quindi non è proprio, non sarà proprio affida. Ah no, invece sì, perché comunque questi qua sono, diciamo, abitualmente le mie pulsazioni si aggirano intorno a 85-90 bpm, quindi sembrerebbe abbastanza attendibile. E io comunque poi lo testerò, diciamo, in palestra e vi farò avere, diciamo, dei feedback, diciamo, se effettivamente i dati sono affidabili, attendibili oppure no. E usciamo quindi dall'applicazione. Allora, noi qua abbiamo nell'orologio, scusate, voglio fare una cosa là. Intanto facendo slide verso il basso abbiamo la possibilità di impostare i settaggi, la modalità qui non disturbare, qui è la modalità aerea. E poi abbiamo la possibilità di cambiare, diciamo, gli effetti audio e da qui possiamo decidere se effettivamente disattivarlo o attivarlo. La luminosità che è di 4 livelli, quindi abbiamo di meno o di più, se vogliamo accenderla tanto, chiaramente a discapito della batteria, perché comunque non c'è un sensore di luminosità. Qui abbiamo le impostazioni. Su cui c'è l'impostazione dello schermo, suoni, notifiche, applicazione, gesture, connettività. Da connettività abbiamo non solo la possibilità di aprire di accendere il Bluetooth e il WiFi, ma abbiamo la possibilità di abilitare anche da qui la modalità aerea e il GPS, che al momento risulta utilizzato sia quello interno al dispositivo, sia quello, che si trova nel telefono a cui è connesso. Torniamo indietro, abbiamo le personalizzazioni varie e le informazioni di sistema. Informazioni di sistema, andiamo a vedere. Dopo aver effettuato, diciamo, degli aggiornamenti, al momento siamo ancora col sistema operativo il 7.1.1, ma poiché c'era diciamo, un aggiornamento importante che non ho effettuato. Sicuramente quello è l'upgrade che ci porterà a Oreo 8.1. Torniamo al quadrante. Tenendo premuto si va alle impostazioni interne, quindi possiamo settare il tema, possiamo cambiare, diciamo, come vedete, il tipo di quadrante, oppure se vogliamo possiamo settare alcune parti, diciamo, dello stesso, quindi possiamo mettere il contapassi qui all'interno. Se andiamo a spostarci, qui abbiamo la possibilità di settare altri tipi di quadranti, andiamo a sceglierne altri da inserire, per esempio questo, oppure se vogliamo, perché no, quest'altro, che è molto bello peraltro. E tornando alle impostazioni, qui noi possiamo settare, come vedete, l'allenamento con Fit, quindi Fit è Google Fit, quindi è standard, lo troviamo legato al nostro account Google. E da qui possiamo andare a scegliere il tipo di allenamento che vogliamo fare, quindi che ne so, camminata per esempio,
e possiamo metterla in play quando, diciamo, quando vogliamo. Qui mi fa scegliere, diciamo, l'account che preferisco e andiamo a impostare quello di default. E diciamo, una volta partiti, possiamo adesso, vabbè, mi chiede di completare il profilo, io metto ignora. E possiamo avviare quindi la corsa, acquisizione del punto GPS, perché mi traccerà una mappa di dove andrò a correre e potrò avviarla e successivamente interromperla. Adesso la vado ad interrompere perché tanto comunque non avrebbe senso visto che sto seduto. E qui poi c'è il riepilogo che me lo vado a ritrovare sull'applicazione Fit. C'è anche la possibilità di impostare Fitness, che è un'altra applicazione diversa. E anche qui va inserito, diciamo, un po' di dati, tipo se sono maschio o femmina, data di nascita, perché comunque quello influenza sul tipo di calorie che andiamo a bruciare. E poi scegliamo il tipo di allenamento che c'è più indicato e andiamo ad eseguirlo e registrare i nostri dati. E la cosa che mi piace molto di questo diciamo, smartwatch è che, essendo un dispositivo Android Wear, diciamo, risulta essere quello che poi ha uno standard che ci permette, diciamo, di ritrovare le stesse applicazioni anche su altre piattaforme, quindi su Android del telefono o magari su non so, sul computer, per esempio. Peraltro, mentre vi citavo poco fa il discorso sull'aggiornamento, come vedete è partito in automatico il download. Questo probabilmente perché diciamo, è configurato che si prepara a effettuare l'aggiornamento, lui lo scarica e poi dopo ci chiederà conferma se vogliamo o meno installarlo. Quindi questo vi confermo che sicuramente è l'aggiornamento di Android Wear, scusate, del sistema operativo in Oreo, quindi passeremo all'Android 8.0. Ho appena effettuato l'aggiornamento, quindi ritorniamo alle impostazioni. Sistema, informazioni, e come volevo dimostrare siamo passati alla 8.0. Per quello che mi riguarda, ragazzi, è un buon prodotto davvero. A me piace e diciamo, da quello che abbiamo visto oggi, sembra piuttosto promettente. Io a questo punto andrei a testarlo nel campo per farvi sapere qualcosa. Quindi ci aggiorniamo nei prossimi giorni e vi farò sapere effettivamente se vale la pena o no come acquisto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!